creiamo uomini a nostra immagine e somiglianza, una stirpe simile a noi. Trattata nuova legge sulle unioni civili, approvate relazioni tra umani e robot. Waco! Dimora in tuguri rettangolari. E vi accumula sedili e armadi e arnesi. E chi ha detto io? Noi! Noi abbiamo detto io! Fiamma! Ginevra! Quanto tempo! Non sai quante cose sono successe dall'ultima volta che ci siamo viste. Solo perché era un bambino. Un bambino vero, non un surrogato. Un bambino. Laura! Non vedeva l'ora di cominciare. Provava una sensazione insolita e bellissima nella prospettiva di eseguire un lavoro di sua scelta. Il mio volo, i boschi, la gente. E allora finalmente capii. Non volevo più far parte di quel mondo. E si ripiomba poi nell'unico tempo. Ma in quell'attimo solo i pochi viventi che sono rimasti si riconoscono. Credetemi, correggere tutto non è stato facile. E neanche economico. La felicità costa, mia cara. Già, ho chiesto il mutuo in banca per farlo, ma ne è valsa la pena. Poiché ridiventare uomo, quando da tempo non lo si è più, è difficile per uno come noi in questo mondo. La signora è andata all'ufficio reclami pensando di potersi lamentare del cattivo funzionamento del suo nuovo affascinante marito. Sì, c'era andata. Purtroppo è così, ma potrebbe cambiare tutto se solo tu smettessi di usare... No, io ti voglio tanto bene, ma io non voglio più dolore nella mia vita. No al sesso prematrimoniale, no ai divorzi. No agli aborti, no ai contraccettivi. No alle donne che dicono messa, no ai preti sposati. Da quanto tempo non si confessa? Perché lei, madame, si ostina a cercare un senso nelle cose. Ma come si fa a vivere senza un senso? Nei sogni degli uomini ancora oppressi, nei pensieri di quelli ormai ribelli, come nelle azioni di chi già si solleva. Voi troverete ciò che resta di noi.